biochimica, resistenza, funzionamenti del cervello e funzionamenti del corpo nel ciclismo. In questo video vedremo una piccola storia divertente, niente di che, eh? Però andremo a capire come funziona meglio il corpo e la respirazione e la testa. Sei pronto? Via! Allora, oggi 12 giugno, lunedì 2023. Ieri, che era l'11 ovviamente, stavo andando in bici. E cosa è successo? Facevo anche dei video parlando della respirazione e mi si affianca un signore con una bici da corsa. E lui mi guarda e mi dice: scusami, ma andando avanti di qua, dove si va a finire? Io lo guardo e non potevo che non fare la mia battutaccia idiota e ho detto: guarda, se vai sempre dritto arrivi a Rimini. Insomma, oltre alla cazzata è successo che ci siamo messi a ridere e abbiamo iniziato a parlare un po' più seriamente. Io allora gli ho dato delle indicazioni, ma non è questo il concetto. E lì io stavo facendo dei video e quindi siamo entrati nel discorso di quello che stavo facendo. E ho detto a un certo punto: ascoltami, io devo girarmi e devo fare altri video. Se vuoi vedere di quello che dico, se sei curioso, così va bene. Lui ha accettato e ha fatto un video parlando di Marco Pantani, di come lui, non avendo la tecnologia che abbiamo adesso, Garmin, Battaggio, tutte queste robe qui, super all'avanguardia, riusciva ad avere delle gesta epiche che tutti conosciamo, che non serve presentare o discutere. Ma qual è il concetto che per me è molto curioso, che io ho analizzato? Perché ci riuscivano? Qual era la caratteristica importante? È quello di conoscere il proprio corpo. La tecnologia di adesso porta a dei risultati enormi, ma ha un piccolo problemino, quello che non ti permette di essere il vero pilota del tuo corpo. È come la Formula 1, le guidano dai box, danno tutte le correggono, quindi non è più il vero pilota che guida l'auto o la macchina, ma c'è sempre un aiuto per aumentare le prestazioni. Quindi la tecnologia di adesso aumenta le prestazioni, esatto, ma non ti permette di ascoltare il tuo corpo perché ti affidi più alla tecnologia che a un ascolto interiore. E questo è un peccato perché ti porta a perdere un grande potenziale. E qual è questo potenziale? Quello che avevano i ciclisti di una volta, che non avevano i mezzi per controllare il battito cardiaco, ma avevano un mezzo molto potente, cioè l'ascolto interiore. Io mi ascolto la testa, blocco il dialogo interno, ascolto il cuore, che è il coraggio e l'istinto di sopravvivenza che è qui nella pancia, giù, non nell'ombelico, ma giù, nelle viscere. Quindi c'è una connessione potente tra mente e corpo. Ma dove voglio arrivare? Con questo signore, quando ho fatto questi piccoli video, mi fa: ah, però interessante. Ho detto: ti va di provare qualcosa? Un piccolo test del protocollo Flow, quello che ho ideato io? Ah, ok, volentieri. Allora ho detto: vedi che mentre parli, o meglio, mentre parlavo io, lui era messo così, con la bocca aperta. Anche questo è un piccolo condizionamento che ti fa capire che mentre pedali, anche se tieni la bocca aperta, l'aria entra. E questo non è a tuo vantaggio, è contro, perché senza saperlo, involontariamente, è un'abitudine negativa, perché se tu stai pedalando non riesci a respirare solo con il naso, se hai la bocca aperta. In automatico si crea un processo che vai a respirare anche con la bocca. E gli ho fatto notare, ho detto: chiudi con la bocca, vedrai che se la chiudi per forza respiri con il naso. Allora ho detto: dai che facciamo un piccolo test. Facciamo 7 secondi di respirazione con la bocca, immaginando di essere in salita, quindi fai anche la faccia di sforzo, e poi farai 7 secondi, che questa è la tecnica basica del protocollo Flow, la tecnica 1-3, che non è quelle specifiche avanzate per andare in soglia fuori soglia, ma già questa funziona molto bene. Quindi abbiamo fatto questo piccolo test, ho detto: sei pronto? Via. Allora ha fatto un piccolo errore, perché la prima ha fatto: quando senti le gambe, fa sì, le sento più dure sul quadricipite. Bene, adesso inizia con la tecnica 1-3. Vedi che io faccio, apro la bocca. E fa: sai che le gambe le sento meglio? Sì, ma stai sbagliando qualcosa, ha detto. Ascolta la testa, questa parte frontale qua, e sentirai un cerchio alla testa. E mi fa: riproviamo.
Abbiamo riprovato tecnica 50-50 e tecnica 1-3 con la bocca aperta durante l'espirazione. Mi fa: oh, sai che lo sento veramente, è vero qui, è per forza, perché ho detto il condizionamento avviene continuamente, solo che può essere gestito in modo potenziante o subirlo in modo limitante. Ed io ho detto: tu non devi, ma devi, detto, immagina che sia il tuo compleanno, mettiti la candelina e soffia. Quindi l'ho corretto, ho detto: dai che lo facciamo sui pedali. Quindi tutti e due sui pedali, 50-50. Dopo 4 secondi ho iniziato a sentire le gambe che davano un po' di fastidio. Siamo andati avanti per 8-10 secondi, non mi ricordo adesso, e poi ho detto: facciamo un cambio. Io gli ho detto: vedrai che fra 4 secondi inizierai a sentire le gambe nuovamente più leggere. Infatti di media siamo tra i 4 e i 5 secondi che inizi già, o meglio, il cervello dall'input al corpo di liberare le gambe, quindi si sente già la differenza. E mi fa: ah, wow, che figata! E allora ragazzi, qual è il concetto? Provate questo piccolo test. Vai sui pedali, resta in piedi, fai, respira con i tuoi metodi tradizionali e poi metti una tecnica 1-3. Se non hai ascoltato il mio audio gratuito, lo trovi nella descrizione qui sotto, lo scarichi, lo metti sui pedali e lo metti sulle orecchie e lo puoi ascoltare mentre pedali. Quindi le ho fatto apposta questo audio ritmo per darvi la possibilità di lavorare in action, direttamente sotto sforzo, che ho fatto una piccola tabella. Mi raccomando, fatelo, ma quando lo fate non guardate sempre il Garmin, wattaggio, tutto quanto, imparate ad ascoltare il proprio corpo. Quando voi iniziate ad ascoltare il proprio corpo in modo potenziante, unendo la tecnologia avanzata, avete un risultato pazzesco. Infatti con tutti i miei allievi cosa faccio, quelli che seguono i miei percorsi, dico: bene, adesso ho iniziato, confrontiamo la tabella da adesso e vediamo fra 2 settimane, fra 3 settimane come cambia. Quando ho imparato il metodo, allora dico: togliete tutta la tecnologia, andate senza, ascoltate solo il corpo, in modo da non guardare neanche più il Garmin, ascoltate, avere solo la percezione del corpo. Questo ti porta ad essere connesso con te stesso. No, aspetta, spingo di più, ok, porca miseria, il wattaggio è andato giù, guardo il wattaggio, guardo il cuore. No, questo ti deconcentra, invece tu devi creare questa connessione e sentire il corpo. Fai questo esercizio e vedrai che avrai grandissimi risultati. Ricordati, tutti i miei allievi che seguono i miei percorsi hanno delle performance incredibili mantenendo la stessa bici, la stessa nutrizione, lo stesso allenamento, solo perché riescono a connettere testa, cuore e pancia, che c'è l'istinto, e tolgono tutti i condizionamenti negativi creati dalla respirazione che vanno ad incidere nel corpo e nella mente. Bene, se ti piace questo video mettici un bel like e condividilo con i tuoi amici. Se non sei iscritto al mio canale iscriviti e clicca la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Ciao a tutti da Manuela Zanella, mi auguro veramente che questo piccolo video sia di tuo gradimento, che ti sia utile a trovare quella gioia come quando eri un bambino, magari quando correvamo con la graziella, che con le ruote piccole, che si correva per divertimento. Ecco, il mio compito, la mia specialità è portare gli atleti a vincere cosa? Vincere sulle segmentali, le problematiche, per esprimere al massimo le proprie capacità durante lo sforzo. Ciao, dacci dentro e vedrai che sarà un successo.